Ma buonasera! Buonasera Pietro, ben arrivato, benvenuto. Allora, cominciamo. Cerchiamo di definire il tuo mestiere alle origini. Facciamo anche un po' qua un parte, mi ricordi un sacco il mio papà, mi dispiace, non so se questo è un complimento, però anche lui era architetto. Ecco. E, perché tu nasci come architetto, poi diventi artista, no? Quindi la tua formazione, cosa ti ha portato a fare questa transizione da architettura all'arte? Direi la carta. E quando sei architetto, io ero studente di architettura, la prima cosa che fai per impostare un progetto è analizzare la morfologia del territorio, diversi supporti cartografici, perché le carte sono uno strumento soggettivo. A secondo di chi le ha disegnate, ma soprattutto a secondo di chi le ha commissionate, queste carte contengono delle informazioni piuttosto che altre. E quindi leggere delle carte geografiche è come leggere dei brani di storia, e da lì prendono vita i miei progetti. Tra l'altro la tua opera alla Biennale è a Padiglione Venezia e si chiama L'immagine del mondo. Me la racconti? Volentieri. Beh, L'immagine del mondo è il titolo che Vincenzo Coronelli, uno dei più grandi geografi veneziani, dà a due globi che ci sono alla Biblioteca Marciana. Ci sono più di 2000 rotoli che riprendono la descrizione della flora di Plinio il Vecchio, disegnati a penna, creando questa immensa foresta. Ci sono due globi, un globo celeste e un globo terrestre. Allora, dato Pietro che tu stai unendo moltissimo, continui giustamente a unire le carte geografiche con il globo celeste, so che uno dei, diciamo, delle tue fonti di ispirazione è stato un palazzo che io ho avuto la fortuna di visitare con la trasmissione Borgo dei Borghi, che è Palazzo Farnese a Caprarola, dove ci sono queste, no, queste mappe, queste, sì, costellazioni. È un posto meraviglioso. Entri in questa sala, la sala delle mappe, e con un primo sguardo sei rassicurato, perché la mappa è quello che fa, ci rassicura, ci leva dalla nostra condizione di piccoli uomini con una natura così potente, perché noi con un solo sguardo riusciamo a dominare territori immensi. Poi quando alzi gli occhi al cielo, vedi questo meraviglioso affresco del Vanusino che rappresenta le costellazioni. E da lì che è stato il punto di partenza per questa mio lavoro di Venezia, che davvero è visibile, lo ripeto, alla Biennale di Venezia. Tu però hai vissuto anche in molti altri luoghi, tra cui New York. Sì, a New York ero con una borsa di ricerca presso la Columbia University. Il mio lavoro era un viaggio, anche là, un viaggio su un tema molto particolare, cioè sul tema della libertà. E quindi quello che ho cercato di fare è capire come questo tema è diverso a seconda del posto in quale sei nato. Beh, che in qualche modo ovviamente tocca, tu lo chiami libertà, ma tocca un altro tema a te carissimo, e l'abbiamo appena sfiorato all'inizio dell'intervista, che è quello delle migrazioni, no? Certo, il tema delle migrazioni è un tema che ho affrontato molto, e in qualche modo con questo lavoro, che è un lavoro su degli azulejos, che è una tecnica portoghese, ma una tecnica di tutto il Mediterraneo, ho realizzato queste grandi pareti dove su ceramica ho in qualche modo narrato diverse storie legate alle migrazioni, qui siamo a Lampedusa, ma legate in qualche modo al cambiamento climatico. E quindi poi da Lampedusa si passa a Dhaka in Bangladesh, dove ci sono questa montagna di rifiuti, di bottigliette di plastica vuote, sopra le quali si muove e lavora tutta una società, fino all'ultima parete che ho realizzato, che sono i giovani in tutto il mondo che manifestavano e continuano a manifestare per i Fridays for Future. Allora, davvero grazie mille a Pietro Ruffo. Io ricordo ancora una volta alla Biennale di Venezia, Padiglione Venezia, L'immagine del mondo. Grazie ancora davvero. E noi, a proposito di mondo, ripartiamo subito, perché questo facciamo anche di mangiarlo, viaggiamo. Partiamo per Bali.